vostre cose ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Saremo lì prima dell'alba. Un momento, quella porta non mi pare di aver visto maniglie. Faccio un'analisi. Magnifico. Ora ci serve una specie di chiave futuristica. Sembra si apra con un meccanismo vocale. Non ho mai visto nulla di simile. Cioè serve una password. Prova a fischiettare la quinta di Beethoven. Dannata rete elettrica europea. Non possiamo esaminare i ricordi di Ezio per trovare la password. Dobbiamo trovare quella password. Ezio sa la risposta. Il problema è... morto. Non riesco a credere che siamo bloccati qui. Ehi, forse ha a che fare con questo. Il simbolo è quello sulla porta della cripta. 1419, 1420 e 21. E se non fossero date? 1419, 1420. Oh mio Dio. Cosa? Dio. Avanti, parla. Va bene, va bene. Il tetragramma, i 72 nomi di Dio. Vedete? Sono tutti contenuti in tre versetti. Esodo dal 19 al 21. E sentite questa, vi piacerà. Riordinando le quattro lettere del nome di Dio nell'alfabeto ebraico all'interno del triangolo equilatero. La loro somma equivale allo stesso identico numero. 72. Ne sei assolutamente sicuro? Beh, questo è il motivo per cui lo dico a voce alta, Rebecca. Ma non sono ancora arrivato al bello. La costruzione del Colosseo è iniziata nell'anno 72. Abbiamo la password. Sean, prendi il furgone. Déjà vu. Ah già. Andiamo. E noi che facciamo? Potreste aver bisogno di uno storico là sotto. Ha ragione Sean, le gallerie portano sotto il Campidoglio. Gli aiuterò a trovare un'altra entrata. Sta attento, Desmond. Guido io. Ah, non ci provare, l'ho vista la tua auto. Lucy, mi sto dirigendo verso l'entrata. Ok, bene. Se per caso vedi dei gladiatori, il mio consiglio è scappa. Grazie, me lo ricorderò. Non posso credere che sto per tenere in mano la meta. È stato un lungo cammino. Te la meriti. Chissà se cambierà qualcosa. Se può volgere la situazione a nostro vantaggio. Sono sicuro di sì. Deve.
Cosa troveremo? Speriamo una mappa dei templi. Ce la darà direttamente la Mela. E così, guarda, quella è Elvis. Ehi, magari stavolta ci andrà bene. Dedalo in muratura. Sembra un vero labirinto. L'ipogeo conteneva le celle dei gladiatori e le macchine che li portavano sulla superficie. Tutta la zona in cui ti trovi adesso in origine era coperta dall'arena. Buono a sapersi. È il 10 ottobre. Allora? Indovina quanti giorni mancano al lancio del satellite. Mi sa tanto che conosco la risposta. 72. Perché la data di oggi è così importante? Dobbiamo solo prendere la Mela e andarci. È il codice della porta. Qualcuno vuole assicurarsi che lo scopriamo. Ok, torno su un terreno familiare. Affidiamo a questo spazio l'epilogo della nostra fine. Che venga scoperto da una persona meritevole. Che la guidi. Che determini i suoi progressi. Che salvi il mondo che ci lasciamo dietro. Chi sei? Che succede, Desmond? Niente. In principio fissammo le nostre verità sulla pergamena, sulla pietra, nei ricordi degli uomini. Questi si rivelarono troppo deteriorabili, distrutti dal fuoco, alla fame, agli allagamenti.
Il mondo è nuovamente innocente. Innocente e ignorante. Arrivo. Ma tu ci hai messo? Che posto è questo? Santa Maria in Araceli. Vedete le colonne lungo le navate? Sorgono su rovine romane. Pare che questa chiesa sia stata costruita sopra un antico tempio di Giunone. Bello il soffitto. Ti piace il soffitto? Ah, oh, certo che sei un'affascinante compagna di viaggio. C'è qualcosa là sopra. Oh, allora noi restiamo qua giù, eh? A pregare o altro. Creammo per essere saggi. E ora sono la nostra unica fallace speranza. Loro siete voi. Voi possedete le potenzialità per comprendere. Ma avete distrutto i nostri strumenti. Voi li avete rivolti contro voi stessi. Noi abbiamo distrutto ciò che potevamo e nascosto il resto. Si è aperto qualcosa? Non tutto. Quasi tutto. Ma basta poco per stravolgere il mondo. Questo è un posto sicuro. Eterno. Per conservare oggetti, parole, saggezza. Ma non la vita. Ne avremo i mezzi. Ma il tempo. Il tempo ci lucra. Possiamo distrarlo. Possiamo attraversarlo con lo sguardo. Schivare a sinistra quando colpisce a destra. Ma prima o poi ti raggiunge. È inesorabile. Non possiamo sfuggirgli. Non per sempre.
Ecco qua. Salve. Non c'era nelle planimetrie. Desmond, vieni qui. Sto arrivando. Qualunque cosa sia, non serve a niente. È un vicolo cieco. Non ne sono sicuro. Se ci vuoi uccidere, devi sforzarti un po' di più, bello mio. Ci siamo. Ora la password. Sempre se Sean ha ragione. Ho sempre ragione. Ma quel vicolo cieco... Mai successo, sono stato frainteso. Credi che parli la nostra lingua? Dillo e basta. Ok. 72. Dopo di te. La mela sembra stare al centro. Meglio scoprire dove sono quei templi. Ehi, Desmond, le luci di scuro con le lampade sembrano degli interruttori. Se li tocchi tutti, forse puoi attivare la piattaforma centrale. O magari trasformerai questa stanza in un'astronave e volerai via. Pensaci bene. Potrei parlare per un secolo e ancora non ci conosceste. Voi avete 5 sensi. Noi 6. Uno l'abbiamo tenuto per noi. Per sicurezza. Adesso non potrete mai sapere. Potrete provarci. Intuire. Potrete vedere, annusare, assaggiare, toccare, udire. Ma non potrete sapere. Dopo, quando il mondo fu disfatto, provammo a ricostruirlo tramite il sangue. Provammo a farvi unire a noi. Vedevate lo scintillio blu, sentivate le parole, ma non sapevate. Thank you.
Stare imprigionati. Sapere le cose come noi. Ti stiamo aspettando, Desmond. Tu verrai qui. L'attiverai. Saprai solo quando sarà troppo tardi. Avete sentito anche voi? Sentito cosa? Dove sono i templi? Vuoi che chieda qualcosa? O che pensi a qualcosa? Sicuro di aver chiesto la cosa giusta? Lo conosco, quel simbolo. Quello è un berretto frigio. Sta per libertà. E quello è l'occhio massonico. Questi due simboli si trovano insieme in un solo. Che succede? Non riesco a muovermi. Il tuo DNA si è unito alla mela. Tu l'hai attivata. Liberatemi! Il 72esimo giorno prima del momento del risveglio. Tu, nato dai nostri lombi e dai lombi dei nostri nemici. La fine e l'inizio, colui che aborriamo e a cui rendiamo onore. Il viaggio finale ha inizio. Ci sarà chi ti accompagnerà oltre il cancello. Ella non ci è visibile. La croce oscura l'orizzonte. Che stai facendo? La via deve essere aperta. Non puoi sfuggire al tuo compito. La bilancia tornerà in equilibrio. Ferma, ti prego! Tu sei molto buono. Dobbiamo guidarti noi. Cessa ogni resistenza. È fatta. La via è aperta. Soltanto lei va trovata adesso. Risveglia il sesto. Vai, da solo.
cazzo, è in stato di shock. Non abbiamo scelta. Rimettilo nella macchina. Ma l'Animus mi ha fatto questo. Sono io l'esperto o no? Fallo. No. Thank you.